Tommy, non portarmelo da me, Tommy, non portarmelo da me. Non mi vede? Non mi vede? Non mi ha visto! Porca puttana. T'ho detto, se sto fermo non sono invisibile. Cioè, è la skill di essere fermi. Cioè, easy, cioè. Allora, devo spiegarti le cose essenziali, io, Tommy. Camaleonti proprio dalla casa. Bella a tutti compagnia, bentornati con un nuovo video qua su Star Wars Battlefront 2. Oggi ragazzi vi porto un gameplay nella nuova mappa di Scarif. L'ultima mappa introdotta all'interno di questo capitolo e che conclude lo sviluppo di questo capitolo. Spero che il video vi piaccia, in tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento dicendomi se vorreste altri video su Star Wars Battlefront 2. E detto questo, vi lascio il video. Cos'è sta ambientazione bruttissima che sembra che sta per piovere? Ma poi come cazzo si chiama il nostro collega XLHLX? Che cazzo è? Sono le taglie delle magliette? Non lo so, cioè. Nel ponte di destra si stanno un po'... C'è come... tipo il mondo. Sì, ovunque sono. Sì, l'ho notato dal fatto che mi hanno sparato, però io mi sono fatto una bella triple kill. Vabbè, come cazzo si chiama il nostro compagno anche? Jeff 3234. Beh, ma Jeff già ci sta. My name is Jeff. Ma hanno preso D, Tommy. Fatto uno. Oh, e questo? Fatti due. Mi stanno sparando. Ah, ecco tu. Un attimo che arrivo. Magari anche ti baffo. Nel senso che mi dai un baffo? Qui c'è già la barba, grazie, Tommy. Un piacere. Preso. No, c'è qualcuno a destra. No, ti prego, no, ti prego, non mi toccare. Lo provo a fare davanti a un eroe. Mi metto lì. Ti prego, non mi toccare. Ma dovevo Sei fare. Meglio tu. Chi prendo, chi prendo? Boba Fett. Dai, Boba Fett. Signor Bobby. Non mi ricordavo che Boba Fett avesse il triplo colpo qua. Ce l'hai uno dietro che non... Lo sa? È morto. Non so dove sto capendo un cazzo perché non vola all'infinito come sui vecchi battle. È da tanto che non lo uso. Mayday, Mayday! Perché non vola come una volta? Da quanto non utilizzo Boba Fett? Su C, su C, su C. Ma do, l'ho one shotato quello, scusa, minchia, non lo faccio più. Stanno sparando su A, ma vado. Si è camperato nel magazzino dentro. Sì, lo vedo, lo vedo. Si è camperato lì, praticamente. Minchia, l'ho one shotato, l'ho one shotato, one shot quello stronzetto. C'è anche un Ewok. Orsacchiotto peloso. Andiamo qua su, Io sento una spada laser intorno. Preso. Fa niente, prima liberiamo, poi pensiamo alla spada laser. Preso un altro. C'è un supporto sul ponte. E l'ho fatto, vai. Oh, dietro. Minchia quanta gente c'è. Non c'è della gente. Quanta gente c'è? Devi dire esattamente. Ce n'è uno là in fondo che... Ma lo vado a prendere. Vieni qua. Vai, provo soldato della morte. Ok, sono messo abbastanza bene. Oh cazzo. Oh, te che vuoi? Oh. No, non so dove. Ti sarebbe piaciuto. Ti sarebbe piaciuto. Tommy, non portarmelo da me, Tommy, non portarmelo da me. Non mi vede? Non mi vede? Non mi ha visto! Porca puttana. T'ho detto, se sto fermo non sono invisibile. Cioè, è la skill di essere fermi. Cioè, easy, cioè. Allora, devo spiegarti le cose essenziali, io, Tommy. Camaleonti proprio danno a caso. Aia, 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 perché mi ha fatto sparare in mezzo ai colpi. Quando si dice che Battlefield ha ottimi respawn. Sì. È sempre sviluppato adesso comunque. Cioè, il marchio di fabbrica c'è. Respawn fatti mali, check. No, Chi è? Dai, Luke! No. Ma si chiama TG sto qua. TG1 si chiama. Io sento una spada laser sempre più vicina. Lo so, infatti io me ne sto scappando da quella posizione. Io lancio una granata perché sono... testardo. Dove io sentile usare spada laser, io scappale via di lì. Cos'è, una regola d'onore? Esatto. Com'è saggio lei? Sensei dice, spada laser tu sentire. Spada laser... Su A tu non venire. E oh, abbiamo vinto pure qua, mamma mia.
Oh, ancora primo in classifica! E non ho utilizzato gli eroi, più o meno. Più o meno. Boba Fett è stato panico perché non mi ricordavo niente di come si utilizzasse. Però, su serio, Scarif mi diverte un casino a giocarla quando ti trovi le partite giuste. Sono loro sacchiotto Teddy. Parabè! Madò. Double kill! Madò, che forte che è. No. Abbiamo un Darth Vader. Mettiti qua sotto che non ci passa lui. Mettiti qua sotto che lui non ci passa. Tu sei troppo alto per passare qui sotto. Pirla. No, non faccio una kill con sto arco. Benvenuto nel mio mondo. Perché sei scarso, Vader. Guarda io quante kill sto facendo. Sto facendo delle stragi io. Avete Darth Vader? Fidel Brutale 2, spara da solo. No, no, dai, signor Vader, però. Oh, allora. Questo qua è un maltrattamento degli animali. Il trattamento degli orsacchiotti. Esatto. Signor WWF, io mi associo. Guarda. Pum, preso. Oh, io vado nel cespuglio che almeno. Io non riesco a prenderli. Titolo clickbait per il video. Io sto facendo delle stragi con questo orsacchiotto. Bellissimo. Star Wars Battlefront 2, il team degli orsacchiotti. Sì, l'armata. L'armata degli orsacchiotti, giusto? Addio. M'ha fatto. Ma allora sei in faccia di culo, eh? Ho rectato un soldato jet e arriva l'altro con l'RPG in bocca. Mi ha tirato proprio nei denti. Potevo scegliere tra mille bandiere diverse. Ho scelto la bandiera più sbagliata. No, da dietro. Ma dai, ma flancano pure i bot. Ma cos'è? Cioè. Non lo so, ogni volta i bot più intelligenti a noi ce li danno. Cap. Nell'impero, quando uno dice una battuta, come fai a capire che a quello davanti a te gli è piaciuta? No, non puoi. Madò, a triple feed. Feeds clan, feeds montage. Vabbè, gli ossetti più letali di tutto il gioco, praticamente. Guarda, la quintuple l'ho fatto. Feeds montage, proprio. È lui. L'abbiamo fatto in contemporanea, praticamente. La madò. E la madò. Ma guarda che cioè, è veramente buggatissimo sto coso, sto arciere qua, Cioè, ma, scusa, i blaster sono le armi più forti del gioco. Cheat. E l'arco dove lo mettiamo? Un arco medievale. Che poi come cazzo fa a penetrare una corazza? Poi me lo spieghi. Non è neanche medievale, è proprio tribale. Che cazzo? Un arco tribale one shot delle corazze altamente studiate per proteggersi dai colpi laser, ma non da una freccia di legno. Ma poi mi raccomando, Ma poi è bello che non li potete neanche dai laser, cioè proprio ci vogliono lo stesso. Sì, beh, infatti. Sono un tenero sacchiotto coccoloso, non potete farmi del male. Ma c'era dell'universo di Star Wars e WWF. Cazzo. Beh sì, tecnicamente è l'associazione per difendere le nuove specie di alieni. Ma tu? Ma pure i bot Darth Maul vengono a cercarmi per uccidermi. Ma ce ne rendiamo conto? Cioè, non posso stare tranquillo nemmeno nella COP. Darth Maul mi viene a cercare pure nella COP, basta. Ma come cazzo sei vestito Darth Maul, tanto per sapere? È in canotta, sai, è stato anche per lui. No, Darth Vader, sono carino coccoloso. Ma poi una cosa, no, ma questi insetti che... Ma basta! Continua a morire dai lanciarazzi, basta! Cioè, no, io devo sapere veramente che cosa hanno le frecce da essere efficaci contro le armature. Cioè, io devo saperlo. Così. Da svizzero. Sto facendo spawn kill in un'isoletta ai bot, non so perché. Non so cosa c'entra come cosa. Così, giusto per sentirsi potenti, vaffanculo. No, ma non ho capito perché sono qua i bot, cioè. Si stanno prendendo una vacanza, cosa stanno facendo? Cecchino da sopra, sarebbe un problema se il tizio qua non supera la ringhiera come altezza. In effetti non ha tutti i torti, poveretto. Questa è una cosa che non ho calcolato quando ho pensato andiamo sul piano di sopra. Cioè, non sapendo che...
lanciarazzi di nuovo. Io lo sto per disinstallare sto gioco. Io lo disinstallo. Cioè, nel multiplayer muoio solo da lanciarazzi eroi. Vado contro i bot, muoio solo da lanciarazzi eroi. E dai. E dai. Cioè. Ma poi una cosa, no? Cosa c'è da suonare in mezzo al campo nemico? Mi fai sentire la funeral dance. No, c'è davvero. Merda. Dove che non me lo spot a me? Tipo l'ultimo veicolo a destra. Guarda, è qua a farci spawn kill, la merda. Non t'azzardare a venire nel mio respawn, che veramente ti insulto la madre, fratelli, sorelle. Ecco, godo, toh.